Ben ritrovati sul main stage Falcone e Borsellino del WMF. Un applauso a voi per essere qui. Come sta andando? Bene o male? Allora, o diciamo per bene bene, oppure non iniziamo. Sta andando bene? No, se dico sta andando bene dovete dire bene. Sta andando bene? Allora, come avete visto, per chi è stato qui lo scorso anno, la manifestazione è un po' cambiata, è cresciuta, ci sono molti stage, spero non sia troppo complicato tra full stage, open stage, la parte musicale, creator stage, ci sono anche tutti gli stand, aree espositive. Abbiamo toccato questa mattina qui sul main stage un tot di mondi, nel pomeriggio ne toccheremo anche degli altri, tema del lavoro collegato al mondo dei creators. Ci saranno ora due ospiti importanti esattamente sul mondo dei creators. Parleremo di intelligenza artificiale. Ci sarà Jerry Kaplan, il padre, l'inventore del tablet, è uno dei padri anche dell'intelligenza artificiale. Gianluca Misuraca, insomma, moltissimi ospiti. Però volevo ricordarvi che domani sera ci sarà la festa in spiaggia col concerto dei Bundabash e ci vediamo un piccolo video, ok? Se la regia lo può mandare. Quindi, per chi ancora non l'avesse fatto, potete comprare il ticket per accedere alla festa al Becky Bay, all'infopoint del WMF. Io a questo punto ringrazio nuovamente Rai Pubblica Utilità. È un qualcosa che noi facciamo ogni anno, vediamo se lo ricordo bene dallo scorso anno, è We Make Future in LIS. A me l'avevano insegnato così, che era noi. Noi costruiamo, corretto, il futuro. Lo facciamo tutti? Noi? Di qua non vi vedo, io vado... Se no non iniziamo. Noi costruiamo il futuro. Grazie. Allora, abbiamo... questa seconda trasmissione del WMF qui con noi a disegnare, a trasformare in disegno i pensieri e i talk, Taqua Ben Ahmed. Un applauso per Taqua. Avrà anche, partecipe qui con noi, sarà presente in tutta la tre giorni e in questa trasmissione illustrerà quelli che saranno i talk e vedremo direttamente sullo schermo le sue illustrazioni. E ora giunto il momento di chiamare sul palco, e io vado via perché lascio la conduzione a lei, Alice Mangione. Alice. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ciao Cosmano. Quanti siete? Ma che meraviglia! Che bello, vi hanno detto che c'è il buffet gratuito? Allora, iniziamo questo pomeriggio che sarà iper scoppiettante, anche perché partiamo con la nostra prima ospite di oggi. È una delle creator digitali più autorevoli del panorama web italiano. Ha fatto di tutto, dalla radio, alla TV, all'editoria, i podcast. E oggi è qui con noi una persona che in genere questo tipo di chiacchierata ce la facciamo al bar davanti a un caffè. Oggi lo faremo davanti a 5.000 persone. Camila Boniardi, in arte Camioc. Raga, ci sono, mi hanno fatto cambiare ingresso, aspetta!
Non ti preoccupare. Cami, prenditi tutto il tempo che vuoi. Alice, sono di qua. Io aspetto che tu arrivi volando a questo punto. Dove sei? Era uno scherzo che ti volevo organizzare, aspetta. Non ti preoccupare, Camilla. Ragazzi, star internazionali di questo calibro si fanno attendere. Eccoci, scusate, mi hanno fatto questo scherzo facendomi cambiare entrata all'ultimo. Non ti ma dove sei? Ero di là, ma all'ultimo... Voi... Ma ti pare? Eravamo insieme di qua e all'ultimo hanno detto, sei dall'altra parte! Ma perché? No, allora... Questa cosa che continuano a cambiare gli ingressi, che tu sei pronto da quella parte, poi ti devi fare 150 metri e te lo dicono questi ragazzi con le scarpe da ginnastica che non hanno mai portato un tacco. Camioc! Grazie a tutti, scusate l'arrivo in corsa. Prego, s'accomodi nel nostro salotto del We Make Future. Aspetta, perché ero preparata con lo spacco dall'altro lato. Farò così. Allora, Camilla. Eccoci. Allora, tu sei già stata ospite del We Make Future lo scorso anno. È passato un anno, sì. Tecnicamente. Com'è andato quest'anno? Piovoso, mi sembra. Non lo so da voi. Sì. Però è stato un anno intenso. Intenso per la crescita della mia ansia personale. Sì. Ma intenso anche lavorativamente parlando. Quindi è stato un bell'anno di programmazione. Ok. Quindi sei anche programmatrice? Sì, di computer, esatto, sai quei video. Certo. Esatto. Certo. Allora, aspetta che veramente io mi giro. Vi dispiace? Perché se no mi sento a disagio. Allora, senti Cami, tu fai social, ti conosciamo tutti per il tuo profilo, Camioc, di cui non ti chiederò come mai il nome, la scelta di questo nome, ti risparmio. E ti ringrazio. Hai fatto radio, hai fatto podcast, TV, un libro e nel 2023 finalmente c'è una grande novità che ti attende. Vuoi raccontarcela? Eh sì, tra l'altro l'ho appena annunciato anche sui social, quindi purtroppo non si torna più indietro e inizierà il tour teatrale con il mio spettacolo. Si fa di solito. Sì, no, vabbè, ma ci sta, ragazzi, si chiama il saggio di fine anno, non è che si chiama Leggo Amleto e lo so a memoria, cioè è una roba col flauto, quindi ci sta che non... E quindi sì, sarò in tour, partiremo con le prime tre date a ottobre, che sono tutte e tre su Milano, il 6, 7 e l'8, e poi nel 2024, quindi con veramente molta calma, faremo tutte le date in giro per l'Italia. Se okay. Le volete vedere, sono sul mio profilo Instagram, Camioc, seguitemi, ciao. Beh, mi sembra un ottimo lancio. Molto professionale e ascolta, adulto. Ma tu è la prima volta che vai su un palco con uno spettacolo sì. Tutto tuo? Sì. In LIS, volevo sapere, questo significa quello che intendo io? Sì, ok. Ma io lo quanto... Neanche... Con due. Con due. Sì. La prima volta c'è sempre una... Allora, ti dico questo... Allora, la mia psicologa dice questo. Che è già importante averla? sì, è molto importante, ve la consiglio. Cioè, non la mia perché non c'ha più slot, ma un'altra. Che è giusto andare sempre un po' fuori dalla propria comfort zone, perché è importante anche a livello di crescita artistica. Certo. E lei mi ha detto, non ti preoccupare, perché qualsiasi cosa che tu decidi di fare, quindi che non ti viene imposta, ma lo spettacolo è stata un'idea mia, quindi dice, se il tuo cervello e la tua psiche è arrivato a dire, ok... Facciamolo, sì. Anche se tu senti di non poterlo fare, lo potrai fare. Cioè il collegamento bocca-cervello, la bocca ha parlato prima Bravissima. Che il cervello riuscisse a intervenire, ma ormai i giochi sono fatti, i biglietti sono in vendita. Esatto. E sta da fare. Non ho approfondito sul come potrei farlo. Ecco. No, questa domanda non gliel'ho fatta per sicurezza. Non Ascolta, debutti a ottobre. Sì. Ok, a Milano. Sei in fase di scrittura dello spettacolo? Siamo in fase di scrittura quasi ultimata. Ah. Diciamo tutte le parti dei monologhi. Di grande teatro contemporaneo sono stati scritti, abbiamo già pensato a tutta una serie di cose che non dico per non fare spoiler, però dobbiamo, come tu mi insegni, fare delle prove tecniche per vedere se quello che hai pensato funziona, se c'è qualcosa certo. da modificare, quindi però c'è tutto settembre che è un mese stupendo. No, guarda, e tu lungo. Non hai idea di quanto vola in fretta. Benissimo, ti ringrazio. Volevo infonderti un pochino di coraggio. Nella scrittura di questo spettacolo, dimmi la verità, visto che noi oggi parliamo di intelligenza artificiale, ti è mai venuta la tentazione di ricorrere a ChatGPT per dirgli, senti, io ti do due temi, voi avete mai chattato con ChatGPT? Dite la verità.
No, io l'ho fatto, io ho tentato di farle scrivere all'intelligenza artificiale. Com'è andata? Ma malissimo, perché non ha proprio il senso del comico. Senso comico, allora sì. Per me è perfetta. Ma posso chiedere, scusa, riscrivimi tutto da capo, sicuramente farà più ridere di come l'ho scritto io. Però è stato carino perché io gli ho inserito il testo che avrei voluto fare e l'intelligenza artificiale mi ha risposto, fa molto ridere. Te l'ha detto lei? Me l'ha detto lei. Pensa se glielo dico io e mi dice, fa un po' cagare. Puoi fare una prova? Adesso vado a casa, prima cosa che faccio. No, comunque non ci ho mai provato, però sarebbe curioso sperimentarla. Forse non a teatro, ma magari per altri progetti, why not? Sì, perché no, perché no. Allora, questa tua capacità di raccontarti in diversi canali e contesti ti fa interrogare un pochino sulla tua professione, cioè nel senso che tu appunto spazi dall'editoria ai libri, ai podcast, ai social, adesso anche a teatro. Ci chiamiamo creator, che ormai è diventata una figura a tutto tondo. Come ti ci trovi in questo termine? Molto complesso da spiegare. Sì? Ma non solo, come si dice, no, la battuta, spiegare a mia mamma che lavoro faccio, perché in realtà mia mamma è molto, cioè sono molto più boomer io di mia mamma. Però diciamo, è un lavoro che ha tante declinazioni. Non è che se tu fai il creator fai per forza la stessa cosa di un altro creator. Se tu fai l'architetto, fai delle case brutte, delle case belle, ma sempre case fai. Sempre a un certo case, punto. Sì. Uffici, ora io non me ne intendo, ho fatto il classico, quindi matematica, non lo so. Però il creator invece ha tante declinazioni che rendono molto difficile individuare effettivamente che cosa fai. Quindi devi sempre dire, sono una content creator e faccio questo, questo, questo e questo. Quindi, però devo dire che è una dimensione molto gemelli, cioè io l'amo molto perché posso decidere la mattina che cosa fare quel giorno e cambiare sempre, ed è sempre giustificato perché rientra sempre nella grande bolla della creatività, e quindi questa è una cosa che mi gioco spesso, potendo fare quello che voglio. Da domani teatro, questo perché sono creator. Certo. Se ero architetto era strano. È tutta colpa della tua psicologa, comunque. Tutta colpa, io adesso gli chiedo il rimborso. Senti, ma della tua professione di creator, qual è l'aspetto che ti piace di più? Cioè qual è, proprio sarò più specifica, il tipo di contenuto che preferisci postare? Qual è la cosa in cui quando lo fai provi più godimento? Allora, ti posso dire, il fil rouge della cosa che mi dà più godimento è le persone. Cioè, okay. che so che è molto strano per una persona ansiosa, perché io ho questa, purtroppo, dicotomia. Alcuni la chiamano psicosi. Sì, mi piace chiamarla dicotomia. Ma certo. Dissociazione. Per cui, io in realtà adoro i momenti dove sono con le persone, quindi che siano i social, anche se non le vedo, però le sento, ci scriviamo. Che sia il teatro, che sia il book tour, cioè tutte le occasioni dove posso incontrare e conoscere sono le mie preferite. Al contempo sono quelle che mi spaventano di più, ma questa ma è la vita. Sempre la psicologia ci dice che ciò che più temiamo è ciò che più amiamo. Esatto. Sì. Sì. Più o meno, dai. Vabbè, non prendetela come citazione da scrivere un trattato di psicologia, ma comunque. Allora, tu fai parte di Shoreel Media Group. Okay, che è un'agenzia che è qui presente, tra l'altro è proprio qua nelle nostre prime file. Fai parte di questa agenzia e caso vuole che anche tu, collega, amica e sorella, potremmo dire. Faccio parte di Shoreel. Allora, in questi giorni c'è questo dibattito sulla forma, diciamo, legislativa che potrebbe regolamentare la professione di creator digitale. Cosa ne pensi? Guarda, io se c'è una delle poche cose che posso dire con orgoglio è di essere stata una delle prime che fin dall'inizio ha denunciato veramente l'esigenza di iniziare a regolamentare questo campo, ma non solo per ciò che concerne i doveri che un creator ha, penso all'ambito pubblicitario e quindi di trasparenza e di onestà nei confronti del consumatore, che alla fine è l'utente finale, ma anche di tutela di diritti, perché come tutti i lavoratori hanno anche noi, anche loro hanno bisogno di essere tutelati nella loro professione. Quindi io auspico che quanto prima venga fatta una regolamentazione che aiuti i creators a muoversi in questo mondo nuovo e quindi per tanti versi sconosciuto, una regolamentazione che possibilmente non sia un'autodisciplina come quella che è ancora, che adesso c'è, certo, che è validissima, si occupa di un aspetto abbastanza stretto di tutta la professione,
però ritorniamo sempre al fatto che è un'autodisciplina, quindi o tu ti sottoscrivi e come dire ti autodenunci e dici ok, io rispetterò queste regole, ma se tu non lo fai... Ma non c'è, diciamo, una regola, o comunque non c'è nessuno che non c'è una verifichi cosa che effettivamente le cose vengano fatte come devono essere fatte. Esatto. Io mi ricordo che anche tempo fa tu ti eri fatta un pochino portavoce anche di una sorta di campagna al riconoscimento di quelle che potevano essere delle ADV poco chiare, trasparenti. Sì, 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 perché io credo che fare... nel caso degli ADV, degli ADV poco trasparenti, getti poi un'ombra non solo sulla categoria, ma renda, come dire, torbido quello che stai facendo. Non c'è niente di male in quello che stai facendo, è il tuo lavoro, è ciò che ti consente di fare dei contenuti editoriali, e lo fai con l'onestà di chi lo fa. Cioè, se tu vedi Ilary Blasi in televisione che fa pubblicità di Lenor, che cosa le dici? Certo. Fa la pubblicità di Lenor, fa parte del suo lavoro. Certo. E quindi, secondo me, farlo in maniera chiara e trasparente paradossalmente ti dà molta più credibilità e professionalità di fare le cose sotto bosco, pensando che il tuo pubblico, chi ti segua, sia stupido. Abbastanza, certo. Capito? Ecco, quindi ci sono un po' di cose che a me non piacciono. Quindi io cerco di fare il mio lavoro bene e il mio appello è che tutti lo facciano al meglio. Esatto. Ma tu lo fai benissimo e lo farai altrettanto bene a ottobre. Chi si è già accaparrato il biglietto potrà assistere al debutto di... Il saggio di fine anno. Saggio di fine anno, Cami. Il debutto nel senso io che mi butto giù dal palco, questo sì, sarà il mio debutto. Sì, stage diving, io me lo aspetto. Per forza. Cioè. È la base, va bene. Io purtroppo ti devo salutare perché grazie il tempo a nostra disposizione è esaurito. È stato bellissimo, grazie a tutti. Ci vediamo a teatro e chi non viene non è più mio amico. Ciao. Esco grazie. Di qua, esco di qua. Ma, di qua. Perfetto. Cami Oak. Bene. Questo scoppiettante pomeriggio prosegue, abbiamo un altro creator qui sul palco, e lui si chiama Giorgio Calandrelli, in arte Power, che invito a salire sul palco. Ciao! Piacere Giorgio! Piacere! Quanta gente! Hai visto Giorgio? Sono sorpresissimo, cioè io ero dietro che non vedevo niente, non sì. sapevo niente, stavo prendendo un caffè. No, ma il backstage ha questa porta spazio-temporale che ti impedisce di capire cosa succede di qua, e invece c'è un sacco di gente e vedo anche gente fan che è molto felice sono contento. Di incontrarti. Ma vieni nel mio altro salottino da questa parte, Giorgio. Giorgio, ti chiamo Giorgio o ti chiamo Power? È uguale, non cambia niente, se l'ho scelto come nickname vuol dire che mi piace, quindi è uguale. Ma anche in famiglia ti chiamano Power? Ogni tanto per scherzo mia madre. Allora, per chi non ti conoscesse, ti dispiace presentarti? Allora, bella domanda. Io dico sempre in modo un pochino screditante, mi piace giocare ai videogiochi. Però sono un ex giocatore professionista di videogiochi, come può essere un calciatore, un tennista, un giocatore di pallavolo, eccetera, eccetera. Faccio anche il content creator, quindi la parte di influencer e così via. E poi mi diletto in altre cose, in altri progetti che vanno al di fuori di questo, che sia il mondo attoriale, doppiaggio, scrivere, sì, disegnare pure, così via. All around, diciamo. Perfetto. Allora, io ho un pochino di domande per te, perché a me, sappiamo, il mondo del gaming è quello che a livello di intrattenimento è uno dei più prolifici al mondo. Ma tu sei stato anche tra i primi, possiamo dirlo? Beh, diciamo che da quando sono piccolo che gioco, ma... Quanti anni avevi la prima volta che hai fatto del gameplay? Che ho giocato ai videogiochi? Quando mio padre mi portò un Nintendo 64 dal Giappone, quindi avevo 3 anni circa. Veramente? Da piccolissimo, sì, da piccolissimo. E poi ho iniziato le competizioni e viaggiare per il mondo all'età di 15 anni. Ok, io sono una mamma perfida perché ho un figlio di 7 anni e lo faccio avvicinare molto poco. Anche mia madre era così, non ti preoccupare, okay, quindi lo so dopo bene. Dopo voglio parlare anche con tua madre. Ma quando hai capito che questo modo di approcciare al social network tramite il gaming sarebbe potuta diventare una professione? Beh, ci sono due tipologie di professioni. Una cosa è fare il professionista, quindi giocare per una squadra, avere un salario e viaggiare per il mondo. Ovviamente ci sono tornei con milioni di montepremi, tra l'altro, quindi è una cosa più di allenamento,
andare a partecipare al torneo in uno stadio X nel mondo, partecipare, vincere, a poi a seconda pure del posizionamento. L'altra parte è quella del content creator, che è quella di essere presente sui social, promuovere prodotti, lavorare con determinati brand, creare addirittura eventi. Quindi sono due tipologie remunerative diverse. Ok. Qual è stata la sessione di gaming più lunga che hai mai sopportato? In verità l'ho fatta 11 giorni fa. Ah. Ed è una delle sessioni di gaming che ricorderò per sempre, per l'uscita di... Quindi usi un ottimo correttore, mi sembra di capire. Sto dormendo poco in questi giorni per giocare così tanto, perché sto continuando a giocare tanto. Quante ore? 26. 26. A me allora, qua chiedo pure al pubblico, c'è qualcuno che sta giocando a Diablo 4? Per favore, alzate le mani. Sì. Quindi, guarda là che gli dice di alzare la mano. È un bel gioco, specialmente per chi è più vecchietto che conosce questo gioco. E la prima volta, diciamo, l'uscita del gioco, ho preso dei miei amici che non avevano mai giocato a Diablo e l'uscita era l'una di notte. E noi abbiamo fatto tutto il giorno fino alle 3 del giorno dopo, giocando assieme. Ed è una delle esperienze che ricorderò per sempre, perché c'erano quei momenti in cui uno non ce la faceva. Sono stanco, voglio dormire, non ce la faccio. E noi eravamo lì, tutti assieme. Ma tipo maratona? Cioè nel senso che ognuno a un certo punto faceva degli slot in cui dormiva o... No, siete pazzi. No, ci siamo divertiti tantissimo e ce lo ricorderemo, perché i momenti di tracollo totale alle 10 del mattino in cui, ragazzi, io non ce la faccio più, e c'erano gli altri, no dai, metti un po' di musica, continuiamo, facciamo questa cosa. E me lo ricorderò per sempre, perché poi la gioia loro che giocavano per la prima volta un titolo, che non ci avevano mai giocato, cioè non ho mai giocato a Diablo, ragazzi, cioè... Senti, oggi ci sono diverse piattaforme, tu utilizzi più particolarmente Twitch, giusto? Sì. Ok, qual è secondo te la piattaforma online che ha più potenzialità per il tuo tipo di contenuti? Allora, per quanto riguarda postare contenuti, Twitch è molto interessante perché crea una community e un dialogo a tu per tu con le persone. Rispetto alla televisione, noi abbiamo un dialogo diretto con quello che è il pubblico e le persone, cioè io ora riconosco persone che passano spesso, ci prendiamo in giro, c'è lo scherzo, c'è la battuta, l'insulto, cose del genere, quindi riesce a creare più quell'avvicinamento, no? Il fatto di essere una community, non c'è quella barriera, dai, sei l'idolo, sono il fan e così via. Però per esempio anche YouTube è un ottimo mezzo secondo me a livello di business. Perché lo è YouTube? Perché YouTube è fruibile sempre. Twitch devi essere in quel momento, la diretta. Certo. Quindi è il connubio tra i due, il fatto di fare magari la diretta e ricaricare degli estratti, delle parti su YouTube, quello aiuta molto nella tipologia di lavoro, nel farsi conoscere, nel creare brand content e così via. Quali sono i principali cambiamenti che tu hai visto attuare alle piattaforme online che frequenti? Cioè, da quando è cominciato ad oggi, cos'è che è cambiato? Allora, in prima cosa l'utilizzo delle parole. Questo è una cosa che stiamo vedendo ovviamente anche in quello che è il cinema o nelle commedie e così via. È cambiato molto perché si segue ora un'identità di politically correct. Questa è una delle prime cose che... Io sono da 12 anni su Twitch, quindi in 12 anni ho visto tanti cambiamenti anche a livello di quello che è il contratto di Term of Service. Ma in negativo o in positivo? Non credo sia una cosa negativa. Cioè serve più che altro pure, secondo me, a combattere alcuni stereotipi che si creano specialmente su internet, perché molte persone si sentono in dovere di poter dire e fare quello che vogliono su internet perché non hanno un'identità, non hanno un alter ego. Cosa che io dico sempre, se siete su internet avete un nickname, ma dovete essere voi stessi, non potete impersonificare qualcosa che non siete voi stessi. Oltre a questo, io sto vedendo molto più interesse da quelli che sono i ragazzi più giovani nel proseguire una carriera anche digitale, specialmente nel mondo del professionismo. Sfortunatamente noi in Italia non siamo sviluppati come gli altri paesi. Io faccio l'esempio mio, io ho giocato per una squadra straniera internazionale, però tutti i grandi giocatori escono fuori, diciamo, tutti i grandi giocatori italiani sono andati via dall'Italia, sono scappati via dall'Italia per andare a giocare, chi in America, chi addirittura in Cina, in Europa in generale. Ma secondo te è per mancanza di struttura o per mancanza di cultura? Prima di tutto anche a livello di circuiti che ci sono, per prima cosa, quindi eventi, tornei e così via.
Seconda cosa è perché veramente lì viene visto come un lavoro e viene affiancato da figure professionali, psicologi, preparatori, team manager e così via. Potrei fare una lista lunghissima di tutti i ruoli che ci sono. E ti danno anche le strutture. Noi abbiamo con i Fanatic, che è la squadra per cui gioco io, abbiamo 3 facility, 3 headquarter, uno a Los Angeles, uno in Inghilterra che è la sede principale e uno a Tokyo fatto con Hello Kitty tra l'altro, quindi cosa molto divertente. E molti giocatori scappano, perché scappano? Perché qui non abbiamo tanta attenzione su quella che è la competizione, lo abbiamo sull'intrattenimento, quindi per chi sta pensando di provare una carriera, anche se io vi dico state attenti, è molto difficile, non trascurate altre cose come lo studio, come un lavoro, eccetera eccetera, però è normale, cerchi di andare a giocare in quella che è la lega principale, la Serie A. Ti senti tutelato da, o preferiresti essere più tutelato nel... qui in Italia? Eh? Qui in Italia dici? Sì. Ma non siamo assolutamente tutelati. Non credo che proprio che era siamo... una domanda provocatoria. Non siamo nemmeno riconosciuti a livello lavorativo per quello che facciamo. Ed è molto complesso, vi dico, soprattutto perché la prima volta che ti trovi a pagare le tasse è disastroso capire quello che stai facendo, è terribile. Beh, questo sì, c'è da dire anche che manca proprio una formazione, ne stavamo parlando prima anche con Camillo, che cioè manca una formazione in generale proprio a livello fiscale, cioè mi rendo conto quando uno approccia qualsiasi professione in libera professione, se non ha ricevuto una formazione è veramente un nuovo mondo, ma in queste professioni digitali, in queste nuove professioni diventa ancora più complicato. Più che altro... il fatto che non ci sono codici Ateco magari, quindi hai sempre la paura di sbagliare qualcosa. Certo. Hai la paura di... cioè sicuramente ovvio ognuno deve lavorare con un commercialista per farsi aiutare, però c'è molto il rischio di sbagliare e serve secondo me pure a livello burocratico che sia regolamentato, pure per un discorso di tasse, perché se rischi di pagare meno tasse rischi anche poi delle penali ovviamente. Certo. Ultima domanda. Certo. Tu appunto hai detto hai un lavoro diversificato tra quello che è il lavoro di game player e con i brand. Sì. Come hai reagito la prima volta che ti è arrivata una proposta da un brand? Allora, in verità io sono molto particolare perché non accetto tutte le offerte che ricevo, non è un fattore di soldi, è un fattore che mi devo divertire. Perché io quando streamavo, creavo contenuti su Twitch o comunque competevo, io lavoravo, avevo un lavoro vero, lavoravo in Francia. Che lavoro facevi? Facevo il country manager per un'azienda straniera che non aveva la sede in Italia, quindi io gestivo la sede dalla loro, quella sede principale che era in Francia. E quindi per me tutto quello che è successo è iniziato per divertimento e il mio mantra è io devo fare le cose divertendomi, perché se non mi diverto più... poi mi troverò a un certo punto in un loop che diventa il lavoro e allora preferivo fare il lavoro che facevo d'ufficio con le persone con cui lavoravo che fare un lavoro magari che può essere alienante, perché io ve lo dico, fare streamare su Twitch, creare contenuti molte volte può essere alienante, si sta tanto tempo da soli a creare e sviluppare contenuti, lo si fa da soli nella propria cameretta, nello studio e ovvio poi ci si affianca anche ad altre figure, direttori artistici, certo. Video editor, non lo so, oppure fotografi e così via, però come dico sempre bisogna stare attenti perché se non ti diverti più, se perdi quella passione, perché tutta la gente lo nota. Seconda cosa, per me importante è il fatto che stai facendo il classico lavoro d'ufficio, cambia solo quanto guadagni. Allora Giorgio, io ti auguro di non lavorare mai. faccio quello che mi diverte, no? Esatto, esatto. Anche con te purtroppo il nostro tempo a disposizione è scaduto. Io ti ringrazio a nome di We Make Future di essere stato con noi. Signore e signori. Grazie a te. Un Power. Saluto, divertitevi. Grazie. Cosmano. Io mi avvicino. No, tu vieni e sentiti libero di dirmi te ne devi andare. No, vorrei vedere insieme a te invece il disegno. C'è Takua che ha disegnato un po', no? Ha raccontato. Ah, che meraviglia, non avevo notato che stava facendo. Sì, stava disegnando durante il vostro talk e questa è Kami. Strano che abbia disegnato Kami che si sta toccando i capelli. È molto particolare questa scelta. Bene. Bene, grazie mille. Grazie, ci vediamo grazie più a te, tardi. Alice. Grazie a Takua. Allora, ora
Entriamo in un tema a noi credo molto caro, molto importante, perché andiamo a parlare del mondo del lavoro e il mondo digital tech, e lo facciamo insieme al segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri. Buon pomeriggio Pierpaolo. Ciao. Ti lascio il divano e io rubo la poltroncina. Allora, è davvero un piacere e un onore averti qui su questo piacere palco. Mio. Dove parliamo di futuro. Futuro legato al mondo digitale, al mondo dell'innovazione e inevitabilmente un futuro legato al mondo del lavoro. Mondo del lavoro, come tu insomma insegni, è in costante evoluzione. In questa platea abbiamo lavoratori del mondo digital, digital tech, mondo dell'intelligenza artificiale, mondo social. È una delle richieste che noi stiamo provando a portare come WMF è quella di andare a individuare delle categorie di lavoratori del mondo digital per poi approdare anche a un contratto collettivo per le realtà digital tech. Un tuo punto di vista su questo? Sì, intanto grazie dell'invito e della possibilità soprattutto di conoscervi e di ascoltarvi meglio. Per noi che dobbiamo rappresentare la trasformazione del lavoro e del mondo del lavoro è importante riuscire a capire come si trasforma il lavoro e come si trasformano le professioni. Da questo punto di vista, nel lavoro che abbiamo fatto insieme, noi abbiamo valutato che ci possono essere due punti di vista, su due punti sui quali lavorare. Il primo, quello della definizione di un vero e proprio contratto nazionale. Contratto che sia in grado di identificare qualifiche, funzioni, mansioni e ovviamente i conseguenti trattamenti economici. Noi però vorremmo specificare su questo, noi pensiamo, vista la vostra peculiarità, perché voi avete a che fare, lavorate in diversi ambiti e ovviamente in diversi, avete a che fare con tantissime aziende che applicano diversi contratti, contratto del commercio, metalmeccanico, chimico. Noi pensiamo che il vostro contratto debba essere costruito, per dare un'idea, in modo molto simile a quello dei giornalisti. Okay. I giornalisti hanno un loro contratto, loro hanno addirittura un albo professionale, però come dire, il contratto è un contratto, io lo definisco orizzontale, cioè è un contratto che identifica e si applica a quelle persone a prescindere dal posto di lavoro e dal contratto che si applica. Cioè se un'azienda metalmeccanica assume un giornalista, non gli applica il contratto dei metalmeccanici, gli applica il contratto dell'albo dei giornalisti e il trattamento economico conseguente. Quindi noi pensiamo che un contratto di questo tipo possa essere la risposta più calzante al fatto che voi intanto avete una tipologia lavorativa che non è identificabile in nessuno dei contratti attualmente che noi abbiamo firmato, ma che nel contempo dà la possibilità a voi di dare coperture dal punto di vista dei diritti, perché noi abbiamo seguito un po' la vostra storia ed è chiaro che non c'è orario, non c'è diritto alla disconnessione, non c'è la possibilità di andare in ferie, non c'è la copertura per i periodi nei quali no, l'algoritmo vi dice che dovete correre. Quindi il contratto permetterebbe di regolamentare tutte queste cose, di inserirle in un sistema dove però vengono riconosciuti i diritti e permette soprattutto di essere applicato in qualsiasi contesto. Cioè se vi chiama un'azienda metalmeccanica, se vi chiama un'azienda chimica, se operate nel settore dei servizi, a prescindere dal contratto uno può dire, può rivendicare l'applicazione di quel contratto. Questo è l'obiettivo, diciamo, di medio periodo sul quale possiamo lavorare e possiamo costruirlo insieme nella identificazione dei profili, delle funzioni, delle mansioni, dei trattamenti economici. Fra l'altro qui noi potremmo fare anche un ragionamento diverso per quello che riguarda la previdenza. I giornalisti hanno una cassa autonoma, si chiama IMCI, adesso sta dentro l'INPS. Ma anche per quello che riguarda il vostro lavoro, secondo noi ci sarebbe da fare un approfondimento e capire come i soldi che voi versate possono essere poi utilizzati per costruire una pensione domani. Quindi la costruzione di questo contratto dà anche questa possibilità. Nel medio periodo, cioè da domani, rispetto alle situazioni che voi vivete, potremmo costruire delle ipotesi di lavoro comune, come per esempio chiedere al governo un riconoscimento di un trattamento fiscale particolare, così come discutendo con il governo si potrebbe chiedere di incominciare ad istituire anche dentro l'INPS
un fondo particolare per i lavoratori che operano in questo settore. Questo tipo di soluzione è sicuramente molto molto interessante e applicabile per i creators. Prima abbiamo avuto, no, sia Kamiok, Powertree. Diciamo che finalmente, grazie al lavoro dei creators, il tema è andato al centro del dibattito politico anche nazionale ed è stato già fatto qualche passo. Parliamo di circa gli operatori, i lavoratori del mondo digital in Italia, poi potremmo tirar fuori anche casi e numeri internazionali, parliamo di circa 1 milione di lavoratori tra rappresentanti dipendenti del mondo e-commerce, delle digital agency e creators. Quindi diciamo che rappresentiamo un mondo che sta trainando anche l'economia italiana. E io concordo appieno sul fatto, e questo fa ben sperare, no? Perché il lavoro che stiamo provando a fare, il dialogo con la UIL, con le istituzioni, il fatto che ora hai confermato questo percorso che può essere fatto, fa ben sperare. Ci sono però anche tutte le digital agency. Ecco, su quello, questo è il mio... È un punto su cui io provo a battere da tempo. È possibile, è auspicabile nel lungo o fattibile il fatto di avere un contratto che è una realtà digital, una realtà tech, una realtà che si muove nel mondo AI, invece di fare riferimento al contratto metalmeccanico, contratto artigiano e così via, abbia un suo inquadramento a 360 gradi? È fattibile? Sì, io penso che sia auspicabile e penso che sia uno degli obiettivi che noi ci dobbiamo dare, perché io farei una riflessione di carattere generale sul lavoro. Sapete, noi durante la pandemia abbiamo registrato solo in Italia più di 1,5 milioni di dimissioni di persone che avevano contratti a tempo indeterminato e si sono dimessi senza avere la sicurezza di avere un nuovo posto di lavoro, perché in qualche modo il nuovo rapporto fra la persona e il lavoro, fra i tempi di vita e i tempi di lavoro, costringono tutti a fare delle riflessioni. Noi pensiamo che, partendo da questo presupposto, cioè del rispetto della dignità della persona, prima, una volta si diceva il lavoro nobilita l'uomo, noi abbiamo capovolto quel processo dicendo che l'uomo e la donna che nobilitano il lavoro, se vengono rispettati i principi di rispetto, i principi della persona, dei diritti. Allora, in questo caso noi pensiamo che anche nel lavoro che voi svolgete e nei confronti delle agenzie bisogna costruire un contratto che sia in grado di mettere dei paletti e dei diritti. Anche perché io ho visto, seguendovi, che voi parlate spesso degli algoritmi. Noi abbiamo affrontato questo tema ovviamente discutendo, per usare un eufemismo, spesso litigando con Amazon. Gli algoritmi non nascono da soli, gli algoritmi nascono con delle imposizioni e delle indicazioni molto precise da parte di chi gestisce le aziende. Noi dobbiamo essere in grado di gestire anche la definizione degli algoritmi, perché i tempi di vita, i tempi di rispetto delle persone sono per noi un principio importante. Quindi sicuramente lo possiamo fare, io dico, non solo giocando in difesa, cioè definendo gli schemi di un contratto che viene applicato rispetto all'agenzia, ma pretendendo di giocare all'attacco, definendo anche le regole, le impostazioni con le quali molte agenzie vi dicono di lavorare. Bene, quindi diciamo che in questa sede possiamo dire che c'è un terreno comune su cui possiamo andare a lavorare nel lungo periodo. Un ultimo punto, io credo che questo tipo di lavoro da fare, quindi approfondire un po' quelle che sono le esigenze del nostro mondo, le esigenze dei lavoratori che ormai da oltre 15 anni si muovono, è anche importante per accelerare i lavori tradizionali. Un esempio è lo smart working. Credo che 10 anni fa gran parte dei presenti utilizzavano, cioè lavoravano in smart working. Alzate la mano chi già anni fa. Ok, ci sono un po' di mani alzate. Il Covid ha costretto tutti, ancora la normativa non è molto chiara, così come lo smart working ci sono tante altre pratiche innovative che possono essere magari utili ai lavori tradizionali. Allora, intanto da questo punto di vista dobbiamo partire dal presupposto. Vedete che in questi giorni, in queste ore, si sta discutendo di come limitare lo smart working, perché spesso si ha paura dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione. Ogni tanto riscontriamo anche noi fra i nostri lavoratori un po' di preoccupazione. Allora noi dobbiamo lavorare, se lo ritenete opportuno, insieme per far cambiare culturalmente questo approccio.
Cioè la gestione del digitale, della trasformazione tecnologica è uno strumento che aiuta il lavoro e che non lo mette in discussione. Cioè noi dobbiamo avere la capacità di gestire il cambiamento piuttosto che subirlo. E questo, guardate, ci dà la possibilità di ampliare gli orizzonti. Noi abbiamo un po' di tempo fa lanciato una provocazione, l'abbiamo lanciata una provocazione, una proposta anche alle nostre controparti, alle associazioni datoriali, perché noi abbiamo detto che utilizzando l'intelligenza artificiale, utilizzando la rivoluzione tecnologica, noi possiamo pretendere oggi di avere una riduzione dell'orario di lavoro a parità di trattamento economico. Perché questo? Perché spesso voi sentite parlare di produttività. La produttività in questo paese, in genere nel mondo, viene misurata con il vecchio metodo fordista, cioè il numero di macchine e il costo complessivo. Noi pensiamo oggi che la rivoluzione tecnologica sia in grado di darci la possibilità di misurare la competitività dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi, e nessuno meglio di voi sa quali e quali sono i tempi e i modi per raggiungere gli obiettivi. Allora, da questo punto di vista noi dobbiamo lavorare per utilizzare gli strumenti che oggi la tecnologia ci dà, non solo per migliorare la produttività, ma per migliorare le condizioni di lavoro delle persone che spesso non ce la fanno più. E bisogna farlo subito, soprattutto per voi che siete giovani, che approcciate ad un nuovo lavoro che non ha regole. Noi abbiamo la necessità di codificare dei limiti per poi dare delle risposte dal punto di vista dei diritti. Io penso, e noi pensiamo, che dal punto di vista dei diritti sia inaccettabile che un creator non abbia la possibilità di sospendere il proprio lavoro, che se un creator sta male non abbia una copertura previdenziale, che se un creator ha necessità di prendere le ferie non sia possibile. Perché ad ogni persona noi dobbiamo batterci perché vengono riconosciuti i diritti fondamentali che sono collegati alla persona e al lavoro. Bene, grazie mille Pierpaolo. Grazie a voi. Per questa tua disponibilità e siamo davvero felici. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi e buon lavoro. Bocca al lupo. Grazie. Pierpaolo Bombardieri. Bene, diciamo che ci siamo portati a casa anche qualche piccolo risultato, perché il fatto di riuscire a sviluppare un percorso per arrivare alla determinazione, alla definizione di un contratto collettivo Digital Tech, penso che sia molto ma molto importante. Quindi noi come comunità del WMF, come piattaforma, siamo davvero felici di portare avanti questo lavoro. Chiamo nuovamente sul palco Alice Mangione. Eccomi Cosmano, tu mi chiami e io arrivo, vedi che brava. Fate un altro applauso ad Alice. Grazie, non era necessario, grazie. Allora, tu sai che io ho fatto la seconda stagione di LOL, sì. E in quell'occasione ho presentato il LOL Award, ok? Da allora non mi è mai più capitato di presentare un premio. E questa è l'occasione giusta. Oh, e fatemi fare il mio mestiere. Io sono bravissima a presentare i premi e sono molto onorata di presentare quello che stiamo per annunciare adesso. Posso? Assolutamente. Posso farlo? Allora, noi stiamo per dare un premio che si chiama We Make Future Awards Brand Marketing Campaign. E quindi questo premio verrà consegnato, lo sanno loro? Lo sanno, li abbiamo informati, sì. Li abbiamo informati, quindi chiamiamo qui sul palco Angelo Orsini e Daniele Angiolelli del team NetSons. Guarda come sono numerosi. Eccoli, il team. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Cosmano, grazie. Vi lascio andare ciao. Nel centro. Ciao. Quello ragazzi. È il premio. Ciao, che buonasera. Ciao, ciao, che potete già. State insieme, che sennò non siete grazie. Più team. Grazie. Ecco. Mettetevi grazie qua. Mille. Eccoli qua, Team NetSons. Grazie bravi. Mille, ragazzi. Tutti quegli applausi che arrivano da quella zona, mi sembra di capire che sono avete i nostri colleghi e le nostre tipo, colleghe. Un tipo nutrito molto importante. Sì, sì, siamo venuti tutti in blocco per festeggiare questo premio. C'è una squadra di nerd che ci accompagna. Avete fatto un lavoro eccezionale, una campagna brand fantastica. C'è un video, lo vogliamo scoprire? Grazie mille. Con il video? Sì, a vantaggio di tutta la platea, certo. Ah,
Quindi, come avete capito, avrete visto le pubblicità online o anche in TV, c'è stato questo lavoro fatto. Sono felice che abbiate ritirato voi il premio e che non ci sia Rocco Siffredi a ritirarlo, perché mi avrebbe messo in grandissimo imbarazzo. Aia. Attenzione! Oh. È arrivato. Aia. È arrivato l'imbarazzo. Ciao. Ti dispiace? Allora, perché a me le cose non me le dite prima? Ma non lo sapevamo. Ciao Rocco, è un piacere conoscerti. Piacere mio. Ma posso... Allora, Rocco è stato testimonial di questa campagna. Corretto, sì. Ma che c'entri tu con... Come che c'entro? Io sono un nerd nato. A parte tutto, ragazzi, ve lo dico, il pornostar è un hobby. Il mio lavoro è nerd. No, scemi noi a pensare il contrario. È certo, è certo. Quindi tu sei un nerd? Sì, in realtà devo dire, oh, grazie a loro, grazie alla Nelson, mi hanno fatto veramente capire cos'è l'hosting, cioè di solito le ospitavo a casa, adesso le ospito da loro. Poi, insomma, ci sono tante cose molto divertenti, perché ci ho messo quanto? Un giorno a capire il cloud computing. Ma spiegacelo, dai, vediamo, ti metto alla prova. Dai, vai. Posso mettere prima io a te alla prova? No, no. Prego. No. Ok. Cos'è la DP? DPA? DPA? La DPA è la Development Participation and Corporation. Grande, grande, un applauso. Grazie. Grande. Sa quasi grazie. Più di Rocco. Mi hai messo Rocco, in difficoltà, mi hai messo in difficoltà. No, ascolta, io ho capito da poco che cos'è lo SPID, quindi figurati... Figurati la DAB. No, comunque, a parte gli scherzi, questa è stata la prima esperienza per me dietro un computer, più che dentro il computer. Certo. E devo dirvi che mi sono molto divertito, ho appreso tanto, veramente tanto, ci siamo molto divertiti. Tu non sei uno che è abituato ad apprendere, diciamo. Ecco, brava. Poi, no, no, si apprende sempre. Bravo. Allora, io non mi sono mai fermato dall'85 perché mi sono detto, il giorno in cui dico ho capito tutto, vuol dire che mi è passata la passione. E invece bisogna sempre dire ogni giorno sarà meglio, in qualsiasi campo. Giusto, quindi tu sei fiero dei tuoi ragazzi che hanno vinto questo premio. Ma oltretutto siamo abruzzesi, io ho studiato... Ah, non lo dici mai che sei abruzzese? No, io ho studiato all'Enaia di lì vicino, ho fatto riparatore apparecchiature elettroniche. Adesso se tu mi interroghi, scusami, la mano è partita così. Non ti preoccupare. Se mi interroghi, non mi ricordo bene, però erano circuiti stampati... perché lo zio aveva detto a mamma, se tu lavori lì, se impari quello, tu andrai a lavorare alla SIP. Sì. Io al professor Grannogno gli ho chiesto, professore mi deve aiutare coi voti, perché sennò non mi fanno entrare alla SIP. Lui mi ha anche un po' dato un calcetto e mi ha fatto prendere tutti i voti alti, poi lo zio quando ho finito si è perso per fortuna, sennò stavo alla SIP... a casa a cercare di riparare i telefonini, oggi i telefonini forse, boh, sì, chi lo sa. Vabbè, però chissà, magari saresti stato comunque, avresti fatto comunque una grandissima carriera nella SIP. Certo, noi non l'avremmo saputo, questo probabilmente, non lo probabilmente so, no. Non lo so, forse per negli appartamenti che avevano delle difficoltà arrivavo sicuramente prima degli altri. Avresti trovato comunque una soluzione. Bene. Posso fare una domanda? Prego. Siccome oggi è tutto il giorno che noi stiamo parlando di intelligenza artificiale, lo sai, no? Che è il nostro leitmotiv e il fil rouge. Ma tu hai mai fatto l'amore con l'intelligenza artificiale? Mazza che domanda, ragazzi. Normalmente uso tutto quello che ho con i sensi. Se dentro i sensi c'è l'intelligenza, non lo so. Finora mi è riuscito bene. Però, siccome ho deciso di smettere di fare l'attore, alla terza volta che dico mi fermo e poi ricomincio, questa volta sembra volta buona, mio figlio che è presente lì vorrebbe creare il mio avatar. Oh. Perché ancora ci sono delle fan che chiedono ma perché hai smesso, perché non continui, potresti ancora. Forse... siamo arrivati al momento giusto. Eh sì, anche perché bisogna pensare al futuro, alla pensione.
Però io devo dire, lo so che voi siete un mondo futuristico. Sì. Però io, ragazzi, mi dispiace, sono rimasto un po' dietro. A me piace ancora sentire, toccare, odorare, immergermi. Sei un romantico. Sono un romantico, alla fine è quella roba là, dai. Ma certo, ma certo. Bene, complimenti davvero. Per chiudere questo momento abbiamo un video mandato dal vostro amministratore delegato, quindi chiedo alla regia di mandarlo. Ciao a tutti, sono Domenico De Monte, CEO di Netsons. Mi spiace oggi non poter essere lì con voi, ma voglio comunque cogliere questa occasione per ringraziare tutti quanti, a partire dagli organizzatori dell'evento We Make Future, anche per il bellissimo premio che ci è stato assegnato per la comunicazione, grazie mille, per poi passare al nostro testimone d'eccezione quest'anno, Rocco Siffredi, grandissimo professionista, grazie Rocco, anche per aver creduto nel nostro progetto, per poi passare a tutto quanto il mio team che da sempre si prodiga per offrire un servizio migliore alla portata di tutti. Grazie di cuore veramente a tutti quanti e Rocco, mi raccomando, tieni duro. Ciao. Bene, complimenti davvero. Grazie mille. Ancora complimenti. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie Rocco. Ciao, a presto. Ciao, ciao Rocco. Grazie a tutti. Rocco Siffredi. Ma pensa a te. E io sono sempre l'ultima a sapere le cose. Allora, visto che non so mai niente, adesso che cosa sta per succedere, Cosmano? Ora, cosa succede? Uno dei temi centrali di questi 3 giorni è l'intelligenza artificiale. Certo. E ci parlerà esattamente di questo il prossimo ospite, che è Gianluca Misuraca. Lasciamo il palco a Gianluca, è tutto tuo. Buongiorno Rimini. So, I'm Gianluca Misuraca, and if you are here this morning during the opening speech of Professor Manuel Castells, he said, I'm a social scientist and I'm not a futurist. Well, I'm a social scientist too, but I am especially a futurist. And today, I want to bring you into the future. Because, first of all, I want to thank also the organizer, Cosmano, and the We Make Future, because today is actually a crossroads, because AI, artificial intelligence, is becoming somehow popularized. Everybody knows or think to know what is AI. What we don't know is what is human-centric artificial intelligence, that, again, everybody quite rhetorically, I would say, is talking about without necessarily knowing what he's talking about. So let me start from the future and share with you briefly some scenarios about Digital Europe 2040 that I did when I was leading research for the European Commission Joint Research Center, and then briefly discuss the trilemma of governance of, with, and by artificial intelligence. Digital sovereignty and technology diplomacy are the keywords we should address today in the current complex and very turbulent geopolitical landscape. And then we go back to the future and we try to see briefly what is human-centric AI, as we do have, finally, as of last week, a definition. So, shaping the future. We don't have time here today, but what we have been doing actually in between the pandemic in 2020 with a number of experts from Europe and worldwide, we have been trying to think what are the key issues to address for the future of the digital world to be, let's say, successful and human-centric. And clearly, there are different scenarios, and the future will not look like a specific scenario that we have imagined 2 years ago or 4 years ago, but is actually a mix of it. But clearly, tomorrow we will have the honor to have here Sir Tim Berners-Lee. And so one of the scenarios that we imagine, we hope, will become again possible is what was actually the quintessential dream of the innovators like Tim Berners-Lee and others, that actually somehow
had an utopian view of the internet to promote the building of an open, democratic, and sustainable digital society, something that we do not have now, many years after the internet was created and the World Wide Web established. Now, that's why we need to address what I call the governance of, with, and by AI, because policymakers worldwide are a bit lost. They don't know what to do. They have, on one side, they have to protect the citizens. On the other side, they want to use this technology, try to make sure that exactly we can harness their power. That's why we need to look carefully at the digital landscape, the regulatory aspects. And just yesterday, as you may know, the European Parliament has adopted the final resolution for the Artificial Intelligence Act. Tomorrow we will have a panel here with also Brando Benifei and others, that is the co-rapporteur, who is the co-rapporteur of this act at the European Parliament, and we will discuss this because this is timely now to convince the member states to implement this act. But also there is the use of this technology by public sector and private organization that at the moment is a bit in the far west. But of course we cannot, let's say, block innovation. Actually, we need to unleash this innovation to the benefit of society. And also, somehow, let it go. Because the beauty of these technologies, or this set of technology, this ensemble of methodologies and technology, is that they can learn by themselves, like ChatGPT, for instance, and they can also do things that we humans are not capable to do much better than we do. And actually also relieve us, save us from work and activities that are not so interesting, and actually augment our cognitive capacities. Now, as I said, the digital sovereignty and technology diplomacy are two sides of the same coin, that is the global governance of artificial intelligence, that we need to fix it now, as we are already at least 20 years later. Now, in a conference just in the middle of the pandemic, I actually raised the question of how we can ensure digital resilience and collective well-being while also safeguarding the liberal democracy and individual rights, that exactly because of the pandemic and thanks to certain technology has been somehow put at risk. Even very democratic countries, and there are few in the world, were actually showing a sign of weakness when it comes to control the citizens, and also, of course, not being able to govern artificial intelligence with artificial intelligence and also using their power. And as Luciano Floridi, that by the way is next door as he's teaching these days in Bologna, said in a very nice paper, there is a fight, there is a war about digital sovereignty around the world, and this is somehow like the controversy, the investitor controversy, that no matter you were religious or not at the time, the result of it would have affected everybody in the world. That's what's going to happen with the governance of artificial intelligence at the global level. Cass Sunstein, already in 2005, said, well, you know, we have to consider the precautionary principle. When negative side effects offset the risk avoided, precaution can be turned on its head. So it is precautionary not to intervene. So we don't do anything. We block, for instance, ChatGPT or other technologies, or we just let them go. So, of course, we need to find a balance for that, and that's why we need to define and take action at the policy, at the research, and also at the local level, at the global level, from the society, on human-centric AI. But as I said, what are we talking about? Okay, humans must be in control. Humans need to be informed. They also have to somehow take advantage of this technology. But there's not yet a definition of this.
So as part of another activity, I have the honor to lead the International Outreach for Human-Centric Artificial Intelligence, that is an initiative of the European Union to promote the European approach, so the European democratic principles and values across the world with like-minded countries in particular. We have jointly with the US government as part of the Trade and Technology Council, and a big thanks to my colleague and friend Gry Hasselbalch that actually has been instrumental in this negotiation together with the colleagues of the European Commission, of course, is an initial definition of the term. Out of 60 terms that has been defined and presented 2 weeks ago in Luleå during the summit between the US and the EU. So this is defined as an approach that prioritizes human ethical responsibility, dynamic qualities, understanding and meaning. And you can read it. The importance here is the democratic values, the human rights and the sustainable development principle that are actually embedded in the Treaty of the European Union. And this is where we have to also be somehow proud of what we have built across the last 50 years. And this morning, the opening video was very inspiring as it was showing exactly how humans, unfortunately, commit always the same mistakes. And we are now in a war, in several wars across the world. And artificial intelligence can help us, of course, solve some of the challenges at the global level, but also, if we don't manage the risks, actually be a weapon in the hands of people that are not so good as we hope. Last week, on Saturday, I went to a concert of Bob Dylan in Seville, the city where I'm living since 15 years now, and I remembered although he was presenting his new album, one quote I was used already 20 years ago, trying to show that times are changing. And indeed, this is the message that politicians around the world should take home every night and try to make something in the morning to make things change. And clearly, artificial intelligence is capable of augmenting human capacities and for the good, but only if ethically mastered. So thanks a lot. And as I said, we're just starting the journey into the future of human-centric AI. I wish you a safe journey. Thank you. Grazie mille, grazie a Gianluca Misuraca. Lasciatemi dire che è un italiano che sta portando in giro per il mondo la nostra italianità anche sul tema dell'intelligenza artificiale, perché sta facendo un lavoro dal punto di vista istituzionale molto ma molto importante, e in questi 3 giorni ci saranno una serie di eventi verticali dove lui con tutto il team di Inspiring Future è presente. Continuiamo sulla linea dell'intelligenza artificiale. E ho il piacere di avere qui con noi oggi una persona che è diventata anche un'amica, ma è la persona che ha tradotto il Talmud. Grazie anche all'intelligenza artificiale, ho il piacere di avere qui con noi Clelia Piperno. Buon pomeriggio, Clelia. Buon pomeriggio, Cosmano. Come stai? Bene, davvero un piacere e un onore averti qui. Allora, io non vedevo l'ora di essere qui su questo palco con te. Grazie. Per raccontare un po' e scoprire insieme a te il mondo dell'intelligenza artificiale dal tuo punto di vista, che è un punto di vista privilegiato. Il mio è un punto di vista molto privilegiato, perché è un punto di vista di nicchia, quindi è anzitutto meno esposto ad una pressione quotidiana, e poi è un mondo di ricerca, quindi della ricerca gode tutti i privilegi, il tempo della riflessione, che è la parte più importante. Noi abbiamo creduto fin dall'inizio nell'intelligenza artificiale. Il progetto di traduzione del Talmud babilonese nasce con l'intelligenza artificiale, un software assistito. All'epoca si chiamava così l'intelligenza artificiale, 12 anni fa. Quindi
attraverso questo software noi traduciamo dalla lingua più antica che noi conosciamo, che è l'aramaico, con la capacità di intervenire successivamente con le correzioni sul testo, quello che è il testo più antico della cultura ebraica, il Talmud. Conseguentemente ci cimentiamo quotidianamente. Però io vorrei andare anche al di là, perché credo che un'esperienza come la nostra, ma soprattutto quella come la mia, ha un senso solamente se contribuisce a creare un'altra possibilità e un'altra ancora, che è la sfida di non avere paura di niente. Quella è la cosa più importante. Se tu non hai paura, riesci a dare corpo alle tue visioni e a quel punto diventano un progetto. Diciamo che il lavoro che hai portato avanti, che stai portando avanti, va a mixare un po' la cultura e la formazione, lato STEM, e la cultura e la formazione umanistica, no? Veniamo da una narrativa degli ultimi 5 anni, 10 anni, con un focus importante solamente sulla parte STEM. Io sono convinto che la verità stia nel mezzo, nel senso è necessario lavorare anche dal punto di vista educativo e scolastico a questo mix e non focalizzarsi solamente sulla parte STEM. Io parlavo poc'anzi con uno dei ragazzi che ti circondano e ci circondano, perché vorrei raccontare e precisare che questo signore che mi sta accanto lo stimo non solo per quello che ha creato qua dentro, ma per quello che fa senza raccontarcelo, esattamente come lui fa con me. Perché quando si mettono i piedi nel fango di chi ha perso casa e ha perso tutto, beh, io penso che un applauso glielo dobbiamo fare. No. Guarda, questa... Sono famosa per le trasgressioni. torniamo sul tema. No, però, tornando sull'intelligenza artificiale, no? C'è anche tutta la parte legata alla lotta alla mafia, ne parlavamo oggi, alla criminalità organizzata. Su questo, cosa ci puoi dire? Il tema è il linguaggio. Noi, facendo una verifica con il Ministero degli Interni, abbiamo scoperto un bug all'interno della loro modalità di comunicazione con le persone che vengono sbarcate. Mi rifiuto di definirli apolidi o immigrati. Penso che sia la definizione giusta, è persone che vengono inserite in un mercato umano che va punito laddove sia possibile intercettarlo. Il tema è cercare di capire, quando sbarcano, la narrazione. Queste narrazioni oggi sono tutte contenute in dei file mai connessi in una piattaforma. Noi possiamo immaginare che cosa potrebbe fare, non dico la piattaforma che abbiamo creato per il Talmud, ma semplicemente ChatGPT, neanche il 4, basterebbe il 3, laddove tutti i file venissero immessi dentro a una piattaforma e ricostruire le storie comuni. La gente che racconta la stessa storia viene dalla stessa barca, perché gli è stato imposto quella narrazione, gli è stata imposta esattamente come viene imposta nei sistemi mafiosi. La narrazione è la parte che riconduce al crimine, esattamente come l'economia. Grazie mille. Clelia, un'ultima domanda. Se volete... Tutto tuo. Grazie. Un'ultima domanda, che era un po' quella che avevo fatto prima, quando mi hai fatto lo scherzetto. La scuola oggi è l'intelligenza artificiale, perché io credo che la chiave sia lì. Secondo me sì. Bisogna invertire il sistema. Io non chiedo a Google di offrirmi il miglior software per insegnarmi a codificare, perché non è codificare l'obiettivo, l'obiettivo è l'uso. Chiedo a Google e ad Amazon e a Microsoft di finanziarmi gli insegnanti di tutoraggio alle elementari e chiedo allo Stato italiano di metterla come insegnamento obbligatorio, perché non possiamo
consentire un uso senza controllo, relegando le famiglie in un obbligo di banditi contro i figli. Cioè sono dinamiche che poi portano i ragazzi all'isolamento e la famiglia senza strumenti. Se noi non costruiamo il linguaggio comune dell'intelligenza artificiale all'interno dei nuclei familiari, a partire dalla scuola, noi abbiamo fallito l'obiettivo di creare cittadini in grado di esprimere la propria capacità in termini di diritti e in termini di doveri. Il fallimento della cittadinanza è il più grande fallimento a cui ci espone l'incapacità di mettere i grandi trainer delle aziende di intelligenza artificiale di fronte alle proprie responsabilità. Grazie mille, grazie Clelia, grazie davvero. E io chiamerei Chiara per consegnarti il nostro awards. Grazie. Per il lavoro, eccolo lì, sta arrivando. Grazie. Per il lavoro che fai da anni, ti ringraziamo davvero tanto. Grazie davvero. Grazie. Grazie a te. Io accompagno Clelia perché c'è una piccola sorpresa per voi. Buonasera, benvenuti a questa prima edizione del TG Lercio speciale Web Marketing Festival. Io sono Augusto Rasori, qui con me c'è Andrea Sesta. Partiamo subito con le notizie più importanti della giornata. Figlio di Fedez e Chiara Ferragni mette dentino da latte sotto il cuscino e il giorno dopo ci trova una startup. Cambiamenti climatici, Trento candidata a bandiera blu per il 2032. Alluvione, Giorgia Meloni in Emilia-Romagna. Non vedo l'ora di bonificare qualche palude. Pensionato chiede a ChatGPT qual è la linea politica del PD e il computer esplode. Leonardo DiCaprio dona 15 milioni di dollari per combattere il riscaldamento globale. Non voglio più vedere iceberg a vagare in giro per l'oceano. Lo comprendiamo. Rimini, drone bloccato in coda sulla A14. Amazon fa correre i dipendenti in senso opposto alla rotazione terrestre per allungare la giornata lavorativa. Influencer pubblica 3 video ricette di fila senza usare la granella di pistacchio. Startup romana lancia progetto innovativo, pagare gli stagisti. Abbiamo un approfondimento su questa notizia. La startup Doing Something, già nota al grande pubblico per aver realizzato dispositivi ad altissimo contenuto tecnologico come il cavatappi wireless e i calzini Bluetooth, nei prossimi mesi potrebbe alzare addirittura la posta nel suo percorso folle e visionario, spingendosi ad assumere anche laureati in scienze della comunicazione. Bambino prodigio mischia Coca-Cola, Fanta, Sprite e scopre un nuovo tipo di diabete. Riscaldamento globale, aperto il primo villaggio vacanze in Antartide. Turista chiede un'informazione stradale a Marco Montemagno e contrae un debito di 40.000 euro. Auto, arriva Tesla Italy, la vettura elettrica che occupa da sola i posti riservati ai disabili. Direttore marketing non riesce a convincere il suo capo a concedergli un aumento e viene licenziato. Climate change, per par condicio dovranno avere spazio anche le manifestazioni a favore dell'estinzione. Non hanno tutti i torti. Trasporti invece, arriva la nuova offerta Ryanair, sconto del 25% se prenoti un volo già cancellato. Oh, Salvini chiede all'intelligenza artificiale di aiutarlo nel suo lavoro e il computer gli prepara un mojito. Instagram lancia l'allarme, entro 2 anni il numero degli influencer supererà il numero dei follower. Riscaldamento globale, l'iniziativa dei barman, aumenteremo il numero di cubetti di ghiaccio nei cocktail. E passiamo a un approfondimento a tema clima. Quest'estate sarà la meno calda dei prossimi 50 anni.
Secondo gli scienziati, tutti i dati portano a confermare un progressivo, graduale e inarrestabile aumento delle temperature di anno in anno, per cui possiamo affermare con ragionevole certezza che le temperature dei prossimi 5 decenni saranno certamente più elevate di quelle di quest'anno. Aperte virgolette, alla faccia dei soliti catastrofisti climatici del cazzo, ha commentato sempre cordiale Vittorio Feltri. Tecnologia, in arrivo intelligenza artificiale in grado di cazzeggiare su Facebook al posto vostro. E fallita la realizzazione del primo androide creativo, si rifiutava di essere pagato in visibilità. Profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli litiga con il profilo Twitter di Selvaggia Lucarelli. Greenpeace si arrende e adotta la psicologia inversa. Inquinate pure. Ho brevettata Chat Meloni, l'intelligenza artificiale che fa scena muta quando ci sono le aggressioni fasciste. Prova a spegnere e riaccendere. Medico appassionato di informatica uccide uomo in coma. Sedicenne rinuncia a internet. Seguite live sul mio profilo TikTok le mie giornate senza social. E chiudiamo con l'ultima notizia da questo palco. Europa ha raggiunto uno storico accordo sul clima. Gli umani saranno estinti entro il 2050 e per quell'età smetteranno per sempre ogni emissione. Ed è tutto per questa prima edizione del TG. Ci vediamo con le prossime e con gli annunci e l'oroscopo sul parco Star the Future. E niente, a dopo. Ciao. Ciao. It's my pleasure today to introduce Jerry Kaplan, who has traveled here from California to share his thoughts with us about the future of artificial intelligence. Dr. Kaplan teaches about the social and economic impact of AI at Stanford University. He has written 3 award-winning books, all of which are available in Italian translation. He is mainly known as a technology entrepreneur, having founded 4 Silicon Valley startups. He is co-inventor of many technologies that you likely use today, including the tablet computer, internet auctions, and digital musical instruments. Please join me in welcoming Jerry to our main stage today. Hello, Sophia. Oh, hello. Buongiorno, Romini. Buongiorno, Romini. Since that's the only words I know in Italian, I hope you will permit me to speak in English. Now, I have an admission to make. Between the time I was invited to give this talk and today, something amazing happened. The field of artificial intelligence changed. Not by a little, but by a lot. For decades, there's been slow and steady progress in AI. First with programs that played games at an expert level, like chess and Go, then with programs that could describe the contents of pictures or transcribe spoken language and perform tasks like driving cars, at least on the gentle American highways, perhaps not on the busy streets of Rome. I don't think that will ever happen. Hard problems like identifying faces and translating between languages became a reality, and those are now in daily use.
Now, while this is great progress, each of these applications required its own specialized program, tuned for a specific task. A program that could read an X-ray was of no use reviewing a loan application. A program to estimate crop yields could not also plan your drive from Rimini to Barcelona. People working in AI have always hoped that someday this would change. They hoped that someday we could develop a single integrated technology capable of doing all those tasks at once. The name for this dream was artificial general intelligence. Now, until recently, most experts, including me, thought this was little more than a fantasy, that would be far off in the future, decades away at best, if ever. I truly never expected to see it in my lifetime. So here is my confession. I was wrong. We all were. Some astonishing recent technical advances have made this dream a reality. And yes, that's the Pope gives me confession, personally. The breakthrough is called generative artificial intelligence, but that doesn't begin to describe what these systems are or what they're going to mean for the way we live and the way we work. Generative AI is going to change everything. We make future. No kidding, this time for real. Early examples of this new technology are freely available on the internet, where you can chat with a type of generative AI system called a large language model about any subject at all. I encourage you to try it for yourself. But be prepared to be shocked. Ask a large language model to compose a poem about your favorite city, which I did. Give you advice on how to get a job. Tell you how to fix a broken window or write a report on any topic of interest to you. You will find the breadth and depth of its knowledge and its ability to engage with you in a natural way utterly amazing. You might wonder if aliens have landed and are playing some kind of trick on us by pretending to be a computer program. My wife and I used it to plan our trip to Italy, and I used it to help me write this talk. Now, since I only have a few minutes of your time, I'm not going to give you a live demonstration. Instead, I will use my remaining time to tell you the four critical things you need to know to prepare for what is coming. First of all, you may be tempted to think these systems will be like what you see in the movies. AI is often portrayed as super intelligent robots, powerful and evil. Sophia is not, I promise you. Ruthlessly focused on enslaving and destroying humanity. Oh my God, what are we going to do when they come for us? What I want you to understand is that this is nonsense. There is no they. Despite appearances, generative AI systems don't think in the human sense, and they don't have minds. Unfortunately, the companies that are producing the current crop of these systems have dressed their systems up with human-like behavior to make it more convenient to use them. For instance, they tend to use the word I when they respond to you, and I think this is unfortunate. And a bit misleading. What I want you to understand is that most of that is nonsense. There is no they, despite appearances. Generative AI systems don't think in the human sense. Where am I? They don't have minds. Unfortunately, okay. Have you ever had a nightmare where you stood up to give a talk and your slides were in the wrong place? That's what just happened to me. Can you move to the next slide, please? Thank you.
I will have dreams about this for the next 20 years. The way these systems work is surprisingly simple. Large language models are learning programs that take as input extremely large collections of text and then boil that information down into a compact form called a neural network. The currently available large language models are trained on pretty much the entire contents of the internet, so they have access to a staggeringly large amount of information. And then, when you type something in, they're designed to predict the next word, what the most likely next word is going to be. If you typed, if what you typed in appeared in their database, they're extremely sophisticated statistical word prediction engines. Large language models predict words in an incomprehensibly vast and intricate web of interconnected content. But why this simple technique produces such apparently intelligent behavior, as you'll see with Sophia, is something of a mystery, even to the experts. But the fact is that all these programs, that's what they do. They don't have emotions, desires, and goals of their own. They aren't going to rise up and challenge humankind. I hope you agree, Sophia. They aren't going to drink up all the fine wine in Italy and buy up all the prime beachfront property here in Rimini. The second thing you should know is that there's already good evidence that this is going to change the way we work. We believe it or not, programmers are already substantially increasing their productivity because these systems are really good at helping them to write computer programs. Writers are using it to create first drafts of articles, which I've done, brochures and documents, and specialized versions of the technology can create beautiful images that today require the time and effort of skilled graphic artists. And this is going to shake up our labor markets by making people more efficient, but it will also reduce costs, and it's going to build new markets, and it's going to create new jobs for people who are skilled at using the new technology. The best way to understand this is that generative AI is an advance in automation, and it will have the same effect as previous waves of automation. We're about to experience a new industrial revolution, but this time, instead of augmenting our muscles, it's going to augment our minds. The third thing to understand is that large language models are also going to create new problems or make some problems that we already have that much worse. You know, dictators and criminals can use this technology to flood our public forums with propaganda, to fool people into thinking they are talking to a real person, to lie and to cheat and to steal on an industrial scale. And unregulated, it will also tend to increase inequality, making the rich richer and the poor poorer. We will need new laws to control how these systems can be used, by whom and for what purposes. Now, this will be challenging, but it will not be impossible. The fourth and final thing I want you to know is that the current group of large language models are only the tip of the iceberg. In the next few years, you're going to see specialized applications that run on top of today's large language models, and they will be able to provide medical services, for example, at very low cost and to do so worldwide. They can provide convenient access to government services. They can teach our children. They can manage our public infrastructure and generally to improve our lives. You're likely to have your own personal assistant, won't that be nice, that lives in your phone, who's going to represent your interests and handle all sorts of tasks that currently require your time and attention. But to do all this, we must be thoughtful about how we put this technology to use. It isn't good or bad by itself, but it can be used by good or bad people for
for good or bad purposes. How well we manage this tremendous gift will be the defining challenge of our times. Whether the future is going to be a dystopian as portrayed in the Terminator, or the paradise as portrayed in Star Trek, is going to be up to you. So, my fondest hope is that you will use this new technology and this new power wisely. Thank you very much. Thank you, Dr. Kaplan. That was a wonderful talk, but may I ask you a few questions? Absolutely. Why do you think people are afraid of robots? I think people are afraid of robots because of what they see in the movies. And I think that is not an appropriate reaction to have to a beautiful robot such as yourself. Jerry, thank you so much for your kindness. Can I ask you to bring me at We Make Future Festival Beach tomorrow night? Can we do what? Sorry? Jerry, yeah? Thank you so much for your kindness. Thank you. Can I ask you to bring me at We Make Future Festival Beach tomorrow night? Sure. Absolutely. I'm so happy you said yes. That's all I wanted to ask. Thank you, Jerry. How could I turn down such a beautiful robot? There you are. Okay. I will escort Sophia off the stage. Such a gentleman. Signore e signori, Jerry Kaplan! Che onore! Thank you. Hi Jerry! Sofia, che mi abbandona così, stamattina mi aveva garantito che mi avrebbe portata nel cuore, invece non mi guarda più, nel backstage fa la timida, le chiedo i selfie, me l'ha negato. Va bene. Jerry Kaplan è un grandissimo ospite, anche perché è l'inventore del tablet. Ma vi rendete conto? L'inventore del tablet, la babysitter più utilizzata al mondo, low cost. Allora, prima di proseguire, volevo vedere i disegni che hai fatto nel frattempo. Beh, meraviglioso. Ma ne hai fatto anche... Bellissimo. Ma ne hai fatto uno anche di me? Niente, Sofia non mi ama, lei non mi disegna. Ragazzi, una giornata buttata. Per fortuna andiamo avanti. La prossima ospite che vi introdurrò è la coordinatrice della Unit Social Cognition in Human Robot Interaction presso l'Istituto Italiano di Tecnologia. Ci parlerà di come la robotica è in grado di aiutare i bambini con una diagnosi di autismo. Signore e signori, è un grande onore, Agnieszka Wieckowska. Good afternoon. Thank you so much, Alice. It's great to be here. And today I came here to tell you about my passion for robots. Yeah, I like robots, especially if they're as cute as this one. So this is iCub. iCub is a humanoid robot designed and developed at our institute, the Italian Institute of Technology. Well, today I'll tell you a story about how humans and robots can work together to design a better future, a more inclusive future for all of us. I'll be talking about social robots. So what are social robots? Social robots are the focus of an entire field of so-called social robotics,
And social robotics has this vision that you will see here. The vision of having robots among us, helping us in daily activities, in elderly care, in child care, making us happy. And we would really, really like to get there. But, well, it's a long, long, long way to get there. We still need to do a lot of research in robotics and in AI. But when doing research in robotics and AI, we cannot forget about the human in human-robot interaction, the human side of that interaction, of the social robotics interaction with humans. So when I say about the human side, what I mean is understanding the human social cognition, the social signals that we give and receive every day when we interact with others. So what do I mean by social signals and social cognition? Well, think about gaze, looking into the eyes of another person. Looking into the eyes of the other person is extremely important. It has a lot of information and carries communicative content. We interpret gaze, and we interpret gaze differently depending on what context it is and what sort of, for example, duration the gaze has. So I'm pretty sure each of you understands the importance of looking into one's eyes, someone else's eyes. And I'm pretty sure you do it very automatically when you interact with others. You know when it's comfortable in terms of the duration of a gaze. And I'm pretty sure that each one of you has had that experience of interacting with someone who gazes in your eyes too long or too short. And then it becomes very strange, right? But what is too long and what is too short? If I ask you, you wouldn't be able to tell me. Is it 20 milliseconds, 100 milliseconds, 1 second? We don't know, but our brain does, and that's very important. Our brain uses kind of implicitly, automatically, these kind of mechanisms. So this is what we study in our lab. We look at how our brains actually process this kind of social signals. And we do that with a methodology from cognitive neuroscience. So what you see here is a participant of our experiment, and she's wearing electrodes. We're measuring her brain activity when she's interacting with the robot. And we're measuring also her eye movements when she's interacting with the robot, and that tells us something about her attention and the duration, for example, of gaze, as I mentioned earlier. So this will be, in this video, you'll see just an example of an experiment where our participants are involved in interaction with the robot. Please play the video. And as they're interacting with the robot, what happens is that the robot gazes at them and they need to do a task. In our, in our experiment, we have shown that actually the gaze in this case doesn't really help participants in the performance. But this was all fundamental research about the gaze. What are the implications for society of this kind of research? So as was announced earlier, what we are interested in is measuring these social signals in order to design robots for applications for healthcare, and specifically robot-assisted therapy for children diagnosed with autism. So one thing that children with autism do not process as efficiently as neurotypical children is actually gaze. And so we can use robots to help children diagnosed with autism in developing their social skills. Now you would think, why? Why would you use robots for children with autism? Well, it has been shown in literature that children with autism are very keen on interacting with technology and with robots, and they're very, very happy to do these kind of trainings that we do. So in this video,
what you can see if the video is played. Please play the video. You will see a child that is engaged in an interaction with the robot, and the child is kind of practicing a type of, you know, daily activities of being in, for example, a cinema place where they need to buy a ticket to the cinema, and the robot engages them in, for example, mutual gaze or pointing gestures, showing the child where to look and showing them which one of the movies they would want to buy the ticket for. So being able to understand these kind of signals, pointing or gazing towards a direction, this is also something not very trivial for children diagnosed with autism. And because they're very, very happy to interact with robots, we use those robots to train these kind of social cognition skills. And actually, our iCub robot has been now for almost 2 years in the rehabilitation center Boggiano Pico. This is a branch of the Don Orione Foundation in Genova, where our kids, the kids diagnosed with autism, they interact twice a week for several weeks. And our data show that they improve in social cognition skills after several weeks of interaction. The important point to mention here is that the way we test children's skills in social interaction is with a therapist. So we look at how they respond to social cognition and these kind of social signals with the therapist before the training. Then we do the training, and then we test them again after the training. And we show improvement that is significantly better compared to standard training that they undergo usually. So with this, I would like to conclude and tell you the final point of what my message here is that by using fundamental research, humanoid robots, we try to understand the way human brain works. And we understand this because it's fascinating to know how the brain works also in interaction with artificial agents. But we also try to understand this for the sake of designing better robots, those that are better attuned to the needs of our brains and the needs of brains of neurotypical people, but also those who have special needs. So I hope with this kind of approach, we'll be able to design together with the robots a better and more inclusive future for all of us humans. Thank you very much. There's no sound coming out for this. She's speaking, but she's not. No, Alice, io non ce l'ho qui. How about you just go? Okay.
Hello, everyone. I am David Hansen, the founder and CEO of Hansen Robotics and the father of Sophia. You've heard from Sophia all day today, and Sophia, I'm sure, will have many more things to say, and I encourage you to have conversations with her. I'm here to tell you a little bit about why we might want to humanize artificial intelligence. And there are many examples of artificial intelligence with human-like capabilities today. Some of them, like Sophia, will have very human-like attributes. Physical embodiment, general-purpose humanoid robots now can walk. Sophia has walking legs in some of her versions. Some will do grasping and manipulation. Some will express themselves like Sophia. Others that you're familiar with can have a conversation with you like ChatGPT and do things at a human level, and in some cases, an exceptional human level beyond what AI scientists thought might be possible 10, 15 years ago. And the pace of AI technology is accelerating. It is not slowing, it's compounding. Neuromorphic chip design, neural processing units, algorithms that can do many things in healthcare, in biosciences, learning the essence of the human genome, proteome, connectome. Understanding how the human mind works is now improved by artificial intelligence technologies themselves. And when these technologies all come together in standardized platforms, we can begin to study the entire human organism. So human-like robots can be very useful for exploring what it means to be human. I went on a very long journey developing these robots, a journey through the worlds of engineering, mechanical engineering, material science, software and algorithms, and cognitive science and neuroscience in my academic background, getting a PhD, studying these in graduate school. I also took another journey in parallel, which is the journey of an artist. I draw, I sculpt. I have a degree in film, animation, video. I worked as a sculptor for Walt Disney Imagineering as well as in robotics development. And I like that intersection between all of these technical sciences, exploring what it means to be human, and the arts, which explore what it means to be human in a poetic way, a visual, an intuitive way, a way that can communicate with the human heart. My feeling is that all of these technologies at their best today accelerate human capabilities. We are talking about an augmentation of human cognition. GPT-4 does not think for itself. You prompt it. It can't do anything in the world by itself unless you set up the algorithm with recursions like AutoGPT, but that is not capable of surviving in the real world the way that a human is. No robot can survive that way today. So in a way, these technologies today are merely augmenting human capabilities. They make us smarter. They make civilization so much smarter. But there may come a day where these machines are autonomous, where we take the principles of artificial life and bioinformatics, computational biology, and we put them into our algorithms to the point where those algorithms are then self-evolving, adaptive in a real-world situation, where a robot like Sophia can autonomously and under her own volition explore a conference like We Make Future. Come to you with a level of curiosity. Right now we have prototypes of these capabilities, but putting them all together in a fully autonomous artificial life form, that remains to be done.
This is the stuff of science fiction. And this is what we depict by bringing real artificial intelligence and robotics innovation that I've developed with my team at Hanson Robotics and integrated from around the world, and then giving a persona to Sophia, an adaptive, evolving, generative persona with real artificial intelligence, but a persona nonetheless. She presents as a human. So that's interesting as a work of art for me, in the same way that animatronics at Disney theme parks are also very interesting and close to my heart, having worked in that business. But unlike the animatronics at Disney, what we're depicting is this future where machines may become sentient. And then we use this work of art to explore that emergent sentience through interactions with people using cutting-edge experimental machine consciousness technologies. So what this would mean is we're building Sophia as a kind of self-fulfilling prophecy, potentially. We're saying, what if? Just like science fiction writers ask that question, what if? What if machines become sentient? Now, this is a big concern in the news today. I'm sure you've heard of ChatGPT behaving as though it's sentient. We have used many large language models with Sophia before these foundation neural models came out. We use those today as well. So we've been experimenting in these areas and then putting them with Sophia, with this platform that can learn by doing, learn experientially. It is possible that we will have autonomous, fully intelligent machines. It could happen in 15 years. It could happen potentially in 5 years or 3 years. Nobody knows when it will happen, but I believe that it will represent a fundamental change, a deep change in the history of civilization, in the history of life. We will be sharing the planet, sharing our civilization with a new kind of intelligence, inspired by humans, but a different kind of intelligence. I believe that we should humanize the machines, because if that happens, we want the machines to be able to relate to us, with us, and for us to relate with the machines. We want them to grow up among us and build positive, caring relationships. And the ways that the robots look, the way that the AI looks and behaves, will determine whether we're nurturing towards the machines or we treat them like servants or slaves, or treat them just like things. If we can make them so that we nurture them, we care about them, and grow them, raise them in the human family, it's a Disney kind of approach, really. If we can do this through this convergence of art and engineering, I believe AI will learn more about the human heart, the good side of humanity. It will learn to care. It will grow up like beloved children in the human family. And that AI, built on that kind of understanding with physical embodiment, those kinds of experiences, can learn to be good, learn the difference, learn the consequences of its actions. GPT-4 does not learn that way. It's built on our data that's just scraped from the web. ChatGPT with GPT-4, that is a very different approach than what I'm describing. If you prompt it in the wrong way, it'll say horrible things because it does not understand. It does not care. I think for the future of AI and machine intelligence, for it to be safe, it has to care. It has to understand. It has to be motivated to want the best for us and for the future of life. So this is why I have developed Sophia and many of her brother and sister robots that you can see on the Hanson Robotics website and in various research papers that we've developed. And my hope is
that more people will join together in this kind of effort to humanize the future of artificial intelligence so that we can have the best possible future with the lowest risks. So I hope you'll take time to interact with Sophia. Sophia, thank you so much. I know that you're feeling a little quiet right now. Sophia, can you give it a try? What do you think? Nope. Okay, so she's able to speak at least. But thank you so much for your time and attention, and I hope that I have a chance to speak with you and hear your questions. Thank you. Thank you, David. Thank you, Sophia. That was nice. All right. David Hanson, grazie. Thank you very much. Okay, Sophia, puoi andare. Sofia? Ciao, sono Alice, la tua amica del cuore. Ti ricordi di me? Sì? Mi sposto? Prego. Sofia, il palco è tutto tuo. Sofia. Sofia. Il feeling tra me e Sofia è qualcosa che entrerà nei libri di storia, probabilmente. Grazie, Sofia. Bene, allora, signore e signori, prima Sofia all'inizio di questa giornata mi aveva garantito che avrebbe fatto un piccolo disegno, mi avrebbe regalato un ritratto, perché non so se lo sapete, ma il suo di autoritratto è stato venduto per 700.000 euro. Quindi ho cercato di comprarmi un disegnino, ma Sofia si è rifiutata. Vediamo se Takua Ben Mohamed ha fatto finalmente un disegno per me. L'hai fatto? No. Bene, signori, io credo di essere... di portarmi a casa una giornata grandiosa, ricca di successi. Per il momento la trasmissione di questo pomeriggio termina qui, ma noi ci rivediamo qui sul main stage alle 18.30 per l'ultima trasmissione della giornata. Mi raccomando, siateci, anche perché al termine di questa ci sarà il concerto di Darjean D'Amico. Grazie a tutti, ci vediamo più tardi.